Siamo con il dottor Tommaso Vincenzetti, direttore marketing di Amadeus, dopo il convegno di questa mattina, il trending... Travel Technology Day. Esatto, il Travel Technology Day, che ci ha dato tante notizie sul trending topic del mondo del turismo. Ecco, ci parla soprattutto di tutto quello che sono le novità sul mobile che state mettendo in campo come Amadeus. Sì, certamente. Noi crediamo, ma lo crediamo ormai da un paio d'anni, che il mobile sia un passaggio imprescindibile dal punto di vista tecnologico in linea generale, ma soprattutto per il mondo della travel industry. Perché dico questo? Perché una modalità unica per gli operatori, per le agenzie di viaggio, per il tuo operator, per reintermediare la relazione con i propri clienti. Molti di questi soggetti hanno perso la relazione con i propri clienti proprio perché le persone, come sappiamo, vanno a costruirsi la vacanza in maniera fai da te sul web. Ecco, noi forniamo a questi stessi interlocutori un'applicazione che loro poi danno ai loro clienti, che li lega a doppio filo con l'agenzia, che gli permette di essere costantemente collegati a questi, offrendo loro possibilità di viaggio ovviamente, ma anche possibilità di upselling e di cross-selling a seconda della destinazione dei contenuti che sono in grado di offrire loro. Abbiamo diverse soluzioni, alcune sono basate su tecnologia SMS, altre sono basate su applicazioni. Una su tutte, che abbiamo avuto il piacere di presentare oggi insieme al nostro cliente Travel Specialist del gruppo Lufthansa City Center, si chiama Empower. È un'applicazione su piattaforma iOS, Android e RIN, quindi anche per BlackBerry, che permette di fare proprio questo, cioè dare al cliente dell'agenzia di viaggio uno strumento con cui fare booking online, con cui gestire l'itinerario di viaggio, con cui guardarsi le mappe, con cui poter acquistare delle offerte speciali da parte dell'agenzia e con cui essere appunto costantemente in contatto con la sua agenzia di fiducia. Applicazione che si scarica tranquillamente dall'Apple Store o dai marketplace di Android e che va proprio nella direzione che noi crediamo sia la direzione principale in cui il turismo ormai è indirizzato negli Stati Uniti, ma anche in Europa ormai da molto tempo. Quindi, come diceva il vostro direttore generale uscente Fabio Lazzarini, siamo praticamente, non perdiamo la intermediazione, non c'è disintermediazione, ma c'è un diverso modo di intermediare e di fare da contatto col cliente. Sì, è tutta disintermediazione nel mondo, diciamo, fisico e nel mondo digitale. Crediamo che proprio lo strumento applicativo o smartphone permetta di riallacciare i contatti con il proprio viaggiatore. Un vantaggio ovviamente dello strumento smartphone è che lo abbiamo in tasca 24 ore su 24, è necessario però evidentemente comunicarlo e rendere noto al proprio parco clienti della disponibilità di questo strumento, perché come tutte le tecnologie va intesa in senso pieno, quindi va poi promossa, vanno utilizzate le giuste segmentazioni, i giusti strumenti di marketing, ma è lì che bisogna andare se si vuole continuare a lavorare in un mondo del travel in costante velocissima evoluzione. Incontrare, come abbiamo detto, quel 51% di americani che già prenota e fa tutto tramite smartphone. Ma certo. Senta, io la ringrazio anche per queste novità del mobile legate appunto al B2B dei viaggi e del mondo del travel, e speriamo di avervi presto sulle nostre pagine e soprattutto sulle nostre video interviste di Asset Digitale. Grazie ancora. Assolutamente, grazie a lei.